I più notevoli benefici per la salute della blood rot includono la sua capacità di prevenire certi tipi di cancro, proteggere dalle infezioni, aumentare la salute del cuore, migliorare l'aspetto della pelle, accelerare la guarigione e il recupero, aumentare la circolazione e lenire il dolore di un'emicrania. Cos'è blood rot? Con il nome scientifico Sanguinaria canadensis, questa pianta in fiore si trova in tutto il nord-est degli Stati Uniti e in alcune parti della Nuova Scozia. La pianta era stata usata dai nativi americani per generazioni, nella sua forma naturale. E costituiva una parte importante della fitoterapia. Non si può riconoscere subito il nome blood rot. Ma a seconda di dove si è nel mondo, si può conoscere questa pianta erbacea perenne, come redwort, bloodwort, o anche tetterwort. Queste piante si trovano di solito nelle foreste umide e nei boschetti. Ma ora vengono coltivate commercialmente per fornire l'elevata richiesta di estratti di sangue di sangue. L'estratto può essere acquisito da ogni parte della pianta. Anche se la linfa può essere piuttosto tossica, in grandi quantità. È inoltre possibile ottenere una forma in polvere di questo integratore a base di erbe. La berberina è uno degli ingredienti attivi più importanti nella sangue di sangue. Poiché è stata la più studiata e ha dimostrato di avere un impatto significativo sul corpo. La berberina è un composto chimico molto importante che può essere estratto dalla sangue di sangue. Più specificamente, è stato collegato alla riduzione delle dimensioni dei tumori e delle cellule cancerogene nel cervello. Ed è stato anche collegato a vari altri tumori, rappresentando un nuovo entusiasmante sviluppo nella ricerca sul cancro. Anche il cancro al seno e il cancro della pelle sono stati studiati in relazione alle radici di sangue. E i risultati sono molto incoraggianti. Una delle applicazioni più comuni di blood rot è nel dentifricio. Perché ha proprietà antibatteriche naturali che possono eliminare rapidamente disturbi come gengiviti e altre infezioni gengivali. Inoltre, può aiutare a ridurre la placca sui denti e promuovere la salute orale generale. In termini di benessere respiratorio, la sangue di sangue è stata comunemente usata come rimedio per condizioni come il comune raffreddore, l'influenza, le infezioni polmonari e varie problematiche del seno. Questo può anche fungere da espettorante, eliminando il catarro e il muco, che possono attrarre e raccogliere batteri e altri agenti patogeni. Blood rot è stato strettamente associato a condizioni cardiovascolari. In particolare, ad alta pressione sanguigna. In quanto i costituenti chimici possono aiutare a rallentare il sangue e ridurre lo sforzo sul cuore. Questo può aiutare a prevenire la malattia coronarica e anche a ridurre gli effetti dell'arteriosclerosi. Gli effetti antinfiammatori di blood rot includono una capacità di alleviare il dolore di emicranie e mal di testa. Eliminando le molecole infiammatorie e aggiungendo qualche piccolo rilievo analgesico, agisce come un potente ed efficace rimedio a base di erbe per questi problemi cronici. La pasta di blood rot è popolare tra coloro che soffrono di artrite, in quanto può eliminare rapidamente il dolore e l'infiammazione delle articolazioni, mentre aumenta anche la circolazione in tutto il corpo, stimolando la crescita e la riparazione e mantenendo il metabolismo sano. Più energia significa più attività e meno dolore dell'infiammazione, rende ancora più piacevole l'ulteriore esplosione di vita. Blood rot ha molti benefici impressionanti. Ma ci sono anche alcuni effetti collaterali. Questa è una pianta molto potente e può essere pericolosa se usata in modo errato per migliorare la salute. È tossico in natura. E può anche causare cicatrici se usato eccessivamente. L'uso interno deve essere strettamente regolato su tinture e decotti in piccole quantità a base di erbe. E il consiglio severo di un professionista o di un medico è fortemente raccomandato. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.